Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma scusi, allora se la sinistra sceglieva la Boldrini, che dal mio punto di vista era molto divisiva, perché ha delle idee agli antipodi dalle mie, che sono comunque diciamo diventato la più sinistra. Moderato, e io non ero d'accordo. Ma non è che sono andato a vivere. Fu criticata quell'elezione di quei due presidenti. Sono andato a vivere a Parigi, ho fatto la mia battaglia politica di opposizione e amen. Quindi io non credo che non fare la legge per le adozioni da parte delle coppie gay sia un errore, perché anch'io ritengo che non si debba fare. Poi il paese ha votato, se ci fossero leggi persecutorie, cose sbagliate, non si potrebbero fare, perché c'è la Costituzione. Così, l'ha vista sta cosa? Non l'ho vista. Ci sta un foglietto di Berlusconi, l'altro foglietto conteneva i nomi dei ministri, c'era pure lei. Questo è un altro foglietto. E quindi i foglietti non valgono niente. È un altro foglietto che ha trovato Repubblica, fotografato, in cui Berlusconi, Villa San Martino, dice: Giorgia Meloni, un comportamento supponente, prepotente, arrogante, offensivo. E sotto che c'è scritto? Nessuna disponibilità ai cambiamenti, ecco. E? È una con cui non si può andare d'accordo. È un'esclusiva di Repubblica. La compattezza del centrodestra. Si è arrabbiato Berlusconi, quello è sicuro. Se vuole poi parliamo anche di quanto è successo ieri. Adesso stiamo parlando di Fontana, che secondo me è una persona che è diversa da quelle cecchi paone, sarà giudicato per quello che farà, non è un oscurantista. Poi su alcuni temi dei diritti, cioè io per esempio sono preoccupato della non applicazione della prima parte della legge 194. Noi non vogliamo abolirla, vogliamo che una donna che decide di abortire abbia una possibilità di riflettere su un'alternativa. Questo lo vogliamo tutti. Gaspari, lei sa meglio di me che è tutto un tema di sfumature, perché io la penso come lei, Gaspari. Io penso che ci sono delle donne che purtroppo in questo paese sfortunato abortiscono perché sono sole, completamente sole. Ma però da qui a dire a una donna, prima di abortire devi sentire il battito del tuo feto, quella roba lì è una tortura cinese che mi fa orrore. Lei forse si sarà anche battuta come persona per la legge 194. Applichiamo l'intera legge 194, questo diciamo. Non vedo l'ora. Però torniamo un attimo, scusatemi, veniamo alla questione politica. Lei mi dice: non è un gesto invece di non sudditare gli occhi al resto del paese, non è un elemento, non è un signore divisivo. Anche poi, ieri per esempio, sulla Russia pure va tutto bene, che gli piace la Russia da morire. Siamo dalla Russia, la Russia. No, la Russia, gli piace da morire la Russia. Ma guardi che con Putin hanno fatto. Qua. Fino a riferimento qualche... per chi crede in un modello identitario di società. Allora lei si ricorda l'ambasciata russa? Una luce. L'ambasciata russa. La Russia è una luce per noi occidentali. Allora, sui linguaggi ognuno risponde, anch'io a volte ne ho di più coloriti oppure generalmente più contenuti. Lei con me mi conosce troppo bene per dirmi cose così. Che devo fare? Cioè, sta frase è strana. Mi costituisco. Allora, vorrei. L'ambasciata russa. Qualche settimana fa ha pubblicato sul suo sito le foto di tutti gli statisti e i politici italiani con Putin per dire che... Tranne noi radicali, abbiamo sempre denunciato che era un dittatore. Ma appena parlo io dovete... Perché dici delle cose, i radicali mai, mai. Lo abbiamo sempre denunciato come un dittatore pericoloso. Stato, voleva dire Gaspari. Allora... Vedi, l'intolleranza aiuta a me perché mi fa dimostrare che non posso esprimere l'opinione. Allora, tutti hanno fatto accordi con Putin, li ha fatti Conte, li ha fatti Rigoletta. Ma nessuno ha detto che è una luce per gli occidentali. Ma qua però. Siamo nel linguaggio. Dopodiché, io anche, rispetto a Putin, di cui non condivido l'aggressione all'Ucraina ovviamente, rispetto ad altri aspetti, all'evoluzione che ha avuto l'Unione Sovietica, un paese complicato, difficile, diventare la Russia... Io non ho capito perché si sta disperando a Borgonovo. Perché io, insomma, in fronte, perché Borgonovo? Io quindi, insomma, Putin, tutti hanno avuto a che fare. Oggi Putin è una persona che non è, come dire, approcciabile. Dopodiché la Russia ha difeso anche delle idee, delle identità, delle storie nella sua evoluzione. Lui viene da una tradizione anche che non era quella moscovita, era quella di San Pietroburgo, dove c'è... Perdonatemi, oggi uno che aggredisce Francesco, un paese, perché eri così disperato da questa discussione? Non ho capito. Perché non se ne può più. È finito il discorso di Fontana, stanno applaudendo. Prendiamo i nomi così li facciamo arrestare da cecchino uno. Quelli che applaudono, sono tutti. Sono parecchi comunque. Pure il tentativo di arrestare arriva da altri, non da me. Grandi sfide, tutti uniti per il PNRR, ha detto poi una serie di cose naturalmente di grande... Non l'abbiamo sentito, lo recupereremo. Però
semplificare. Quindi per era un intervento di buon senso, mi pare, da quello che io non lo sentivo, ero qui. Era un intervento di buon senso, perché l'avete sentito? Beh. Ha visto, ha fatto un intervento di buon senso. Quello che abbiamo sentito noi, non tanto. La diversità dell'autonomia, insomma, parlava, la prima cosa che dici in Parlamento. Io l'ho colto come diversità. Ho capito. Dicevo, l'Italia. Però devo sentire un secondo. Rimasi un attimo solo, sento Borgonovo, poi arrivo. Borgonovo. Gli altri avranno Dumas. Borgonovo. Ma che paragone. Sì, perché sono sempre...